qua con voi a fianco, insomma vi porto pure il saluto del sindaco, perché su questa questione ormai l'avete capito, si sta giocando una battaglia nazionale, insomma, che noi vorremmo evitare che si giocasse sulla pelle nostra e dei cittadini. A noi ci interessa, in fin dei conti, che fanno quello che devono fare da 20 anni, la bonifica. Il resto no, il resto dobbiamo decidere noi, insomma, molto, molto chiaramente, senza ripeterci. Ci dispiace che lo scontro è diventato sulla pelle dei cittadini, sulla pelle nostra. Il commissariamento per noi non ha senso, per cui non stiamo partecipando alla cabina di regia, proprio perché quello è uno strumento dove tu vieni ingabbiato e devi soltanto dire sì a cosa. Allora noi abbiamo iniziato a mettere le carte in tavola. La prima carta in tavola che abbiamo messo è stata l'ordinanza del 2013 fatta dal sindaco. Quella è stata l'origine, diciamo, che si è sbloccata, che si è sbloccata la situazione, perché improvvisamente si sono accorti di Bagnoli, improvvisamente si sono accorti del sud, non è così. Quindi noi abbiamo ricostruito, perché noi abbiamo fatto l'ordinanza del sindaco del 2013, dice chi inquina paga, ci siamo scocciati, quello è un sito di interesse nazionale, la bonifica spetta al governo, la dovete fare da 20 anni, non ci interessa per quali motivi, non fa niente, a noi interessa risolvere il problema, fate la bonifica secondo quello che prevedeva la legge. Abbiamo fatto l'ordinanza e l'ordinanza è stata ritenuta valida dal Consiglio di Stato, che ha intimato poi nel 2014-2015 di fare questa, 2014 di fare la bonifica. Chi la doveva fare la bonifica? Chi ha inquinato? Perché quello è un SIN, sito di interesse naturale nazionale. Benissimo, non è un sito di interesse napoletano, è un sito di interesse nazionale. E quindi la bonifica la dovevano fare loro. Caltagirone, Fintecna, Cemeti, eccetera, compresa tutta la questione legata all'amianto. Allora che cosa abbiamo fatto? Su quella ordinanza noi ci siamo resi conto anche che c'erano dei soldi da mettere, quindi chi ha inquinato deve mettere i soldi. Ed è successo che hanno fatto il commissariamento. Beh, questo commissariamento, noi nella fase iniziale ci siamo rimasti molto male, perché poi Renzi venne qua nel 2014, ad agosto 2014, non so se ve lo ricordate, ma venne qua l'accordo di programma, firmò con il sindaco, poi improvvisamente dopo una settimana non abbiamo saputo il perché quell'accordo non è andato più avanti e si sono capovolte talmente le cose a tal punto che ci siamo trovati un commissario. Questo commissario fa diventare attuatori di tutta una serie di cose in vitale, con un commissario con ampi poteri. Pensavamo con tutto il dispiacere che questo fosse per la bonifica, invece non è così, perché mettono mano anche sull'urbanistica, a 25. Allora, la bonifica è tua e la devi fare tu e la dovevi fare tu. Come dicevo, uno di me ha fatto la metà dell'obbligo tu, del dovere tu, insomma. Ben venga finalmente. E non siamo contrari, perché noi abbiamo anche evitato la trappola di dire ah, ma voi vi state mettendo di traverso, manco per niente, perché i tavoli tecnici stanno funzionando tutti sulla bonifica. Se il Ministero ci chiede le carte, noi le mandiamo, tra l'altro tengono tutto coso loro, perché è pure sotto sequestro, quindi immagino quanto facile sia per loro farlo. Se servono delle nostre idee per quanto riguarda la bonifica, le abbiamo già fornite. Insomma, noi stiamo collaborando, ma in cabina di regia, francamente, lì è un luogo dove ci viene tolta la possibilità di decidere Bagnoli che fare, fino ad arrivare al punto tale che il commissario, insomma, ha immediatamente accelerato una serie di cose. Voi avete visto le slide, non sto a ripetere, ce le siamo dette l'altra volta, il piano di caratterizzazione, tutte cose dovute. Quello che poi non possiamo veramente accettare è l'esproprio. Allora, siamo arrivati a un punto, e noi qua ci stiamo sbattendo la testa, perché è un vulnus giuridico questo, molto forte, è la prima volta che succede in Italia. L'esproprio si fa con un piano condiviso e approvato, in generale. Non è che tu fai immediatamente dove nessuno sa niente poi con quello che succede. Per la prima volta ci siamo trovati tutti davanti a questi. Allora, noi ci siamo un po' organizzati in questo modo. Abbiamo innanzitutto messo in moto tutta la giunta che stiamo cercando anche per mettere insieme i vari pezzi, il pezzo della bonifica, il pezzo dell'urbanistica, c'è veramente l'assessore Viscolo che sulla rigenerazione urbana è un maestro, l'assessore Fucito che mi segue, che verrà tra poco, insomma, per quanto riguarda tutta la parte del patrimonio. Noi abbiamo detto questo. Per noi tutto quello che va fatto lì lo si decide con i cittadini del posto.
tutto si sciacquano a bocca con, scusatemi in termini, con questa partecipazione democratica dal basso, benissimo, Bagnoli è proprio il modello dove chi ci crede la fa, si decide insieme ai cittadini. Quindi le cose che noi abbiamo proposto sono queste. La prima grande proposta è quella di fare un cantiere partecipato sia sulla bonifica, sia che ancora non sappiamo che tecnica faranno, come la faranno, la colmata se la tolgono, non la tolgono, non sappiamo se rispetteranno la... Noi non sappiamo niente e non è un problema. Il problema lo deve sapere la gente, lo deve sapere la cittadinanza. E l'altra cosa che noi stiamo cercando di proporre è uno studio approfondito, giuridico, per quanto riguarda questi espropri che stanno arrivando, a tal punto che il sindaco insomma è intenzionato anche a scrivere al Presidente della Repubblica su questa cosa, perché qui c'è una situazione che francamente non si è verificata in nessuna parte d'Europa e come tale la dobbiamo affrontare così. Quindi c'è i nostri uffici che stanno tutti facendo il proprio dovere, nessuno si può permettere di dire non state collaborando, noi stiamo collaborando per la bonifica. Collaborare dove? Non nella cabina di regia, nella cosiddetta conferenza dei servizi, cioè è un altro strumento previsto della legge dove i servizi, cioè i dirigenti, non la parte politica, i dirigenti partecipano e organizzano le cose da fare per il bene dell'ambiente e della bonifica. E lì noi non facciamo un passo indietro, anzi stiamo anche avendo i complimenti per come stiamo mettendo le carte a posto, perché come stiamo collaborando per la bonifica, che ricordo a me stesso, sa da fare col piano di caratterizzazione. Io vado dal medico e mi curo, solo se quello mi ha fatto fare l'analisi del sangue, non frega il tempo, se no come va l'aspirina. Dopodiché la cosa importante è il piano di caratterizzazione. Su questo poi l'altra ipotesi e soluzione che noi stiamo cercando di mettere in piedi è quella di chiedere all'avvocatura del comune, che veramente ha un ruolo importante, dei percorsi da fare insieme a tutti gli avvocati del posto, tutti gli avvocati locali, anche professori illustri del diritto, che insieme per cercare di fare poi quella che è la cosiddetta opposizione democratica anche giuridica a questi provvedimenti che sono arrivati singolarmente ai cittadini. Quindi questa è un'altra operazione che impone al cittadino di organizzarsi e noi come comune sicuramente saremo in supporto una volta fatto ricorso ad Aiumato. Questo già ormai nelle nostre decisioni, noi stasera alle 8 teniamo una giunta alle 20 dove il tema è di nuovo questo, una giunta ovviamente non proprio con l'ordine del giorno stabilito, ma approveremo una serie di delibere, più ci sarà un approfondimento tra di noi su queste cose da fare. È una battaglia che non ci spaventa, come dire, la facciamo in maniera più pacifica possibile, nel modo più però con in punta di diritto, perché qua davvero dobbiamo utilizzare il diritto nella maniera precisa. Il sindaco è abbastanza, è molto motivato, insomma, è molto, molto preciso. La cosa importante è stare insieme, questo ve lo voglio dire con grande chiarezza, è molto importante la compattezza, è molto importante non scoraggiarsi, perché comunque noi siamo per il recupero di una centralità dei cittadini, cioè per noi i cittadini del posto devono recuperare la memoria, devono recuperare le cose fatte, c'è una tradizione insomma, che andrebbe, come dire, valorizzata addirittura, no? Questo dovrebbe essere un modello da valorizzare, può essere una deportazione, come funziona? Che cosa succede dopo? Che ci vuoi fare dopo? Ecco, saluto l'assessore Fucile, vieni, seguici, raggiungici a tavola. E praticamente come vi avevo preannunciato ci ha raggiunto l'assessore Fucito, avevo già anticipato che stasera teniamo con un incontro tra di noi che fa sempre il punto sulla cosa, quindi per noi non può essere una deportazione, cioè non ha nemmeno, facendo un'ipotesi se uno fosse uno d'accordo, ma facendo un'ipotesi assurda e non si capisce dove vuoi andare. Quindi per noi diventa veramente un motivo di impegno costante, noi non abbiamo intenzione di retrocedere nemmeno di un millimetro, utilizzeremo tutti gli strumenti che stanno a disposizione, tutti gli assessori col sindaco siamo compatti su questo, abbiamo dei dirigenti molto preparati, giovani, abbiamo avuto la fortuna che stanno sul pezzo e si stanno guardando molto bene quelle che sono alcune cose che già iniziano a scricchiolare, perché
Io comunque tengo un costumino pronto perché a luglio mi hanno detto che non ho caffè in bar. E luglio